male. Spazio eventi on air. Ed eccoci qua, rientriamo in studio, studio 1 di nonellaradio.it, a Terza Pagina. Oggi qui il parterre, la redazione al completo di Terza Pagina, Nicolò Carosi, Sandra Silvestroni. Siamo in tre. Eccoci qua, yeah. Ancora un grazie di cuore a Cinzia Mirabella di essere stata qui con noi, e poi ritroveremo prossimamente col duetto con un grande premio Oscar, Pietro De Silva. Io ricordo ancora, per la Fondazione Cinema per Roma, City Fest, Maxi Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, dal 2 al 14 luglio una serie di eventi speciali a ingresso libero concludono il programma di Cinema al Maxi. Bene, è arrivato il momento di dare il benvenuto, e qui Sandra Silvestroni dà il benvenuto al prossimo artista. Allora, benvenuto a Claudio Bassoni, che è qui con noi questa sera. Claudio, ci sei? Buonasera, eccoci. Ciao. Sì, diamo il benvenuto qui a Terza Pagina a Claudio Bassoni. Buonasera, buonasera a te, benvenuto qui a Terza Pagina. Buonasera. Grazie, buonasera. Yeah. Vai Sandra. Allora, io dico solamente due parole, Claudio, che sei appunto un professore di biologia, ma hai tante altre passioni. La prima è la musica, e con la musica... ti porti dietro un mondo particolarissimo, che è quello del fantasy. Raccontaci un attimo come nasce questa tua passione. Sì, allora, diciamo che il mondo del fantasy mi ha sempre affascinato tantissimo. Cioè, io in realtà nasco anche come ad esempio come scrittore fantasy horror. Cioè, io ho 15 anni, ho scritto il mio primo libro fantasy per poi dedicarmi a racconti brevi horror. Però in realtà la musica è sempre stata un po' nelle mie vene, tanto che Dal 2015 ho deciso di buttarmi in questo mondo, quindi neanche da tanto tempo in realtà. E ho cominciato, diciamo, buttandomi sulle serie TV, diciamo, fantasy del momento, che era Il Trono di Spade. E da lì ho cominciato un po' questa avventura, perché riadattando con chitarra acustica e chitarra elettrica alcuni dei brani tratti dalla serie. E questa cosa è nata un po' come gioco, se non che sono stato chiamato a suonare a Firenze in un grande raduno anche a tema Trono di Spade, e per me è stata un po' la miccia, ecco, è stato quello che mi ha fatto credere effettivamente in quello che stavo facendo. Quindi è partito un po' da lì, ecco, la mia avventura, un po', diciamo, casualmente, come spesso succede per noi artisti amanti, ecco, ci dedichiamo a quello che ci piace di più, ecco, e difficilmente quello che ci piace di più ci porta a aprirci una strada, cosa che invece sono stato fortunato e mi ha portato a lì a credere anche in me stesso, perché comunque il credere nelle proprie potenzialità è molto importante, tanto che da lì poi ho cominciato questa avventura, mettiamola un po' così, nel mondo del fantasy, perché oltre a essere scrittore, grande soffritore di cinema, libri, soprattutto, ecco, rimaniamo sempre nel tema del fantasy e dell'horror, e nel 2016 è uscito il mio primo album di inediti. E il primo album di inediti, che era Il Cowboy dal Mondo Esterno, già un po' particolare, perché comunque riprende quello che è il mondo di Lovecraft, quindi in quel CD ho dato già un po' un'impronta di quello che sarebbe stata la mia musica. Ho fatto questo brano, La Finestra, ispirato al racconto Dagon di Lovecraft, e è piaciuta veramente molto. Queste cose io rimango sempre ogni volta molto stupito anche di quello, perché comunque io faccio quello che a me piace, poi quando poi le persone apprezzano tutto quello che si fa, diventa anche più bello, diventa più emozionante e stimola anche di più. Quindi da lì è partito questo percorso. In realtà poi da lì poi non mi sono più fermato, perché poi dopo Il Cowboy dal Mondo Esterno, che comunque è stato il mio album, ecco, di lancio, tanto che in realtà non è neanche uscito su Spotify, perché in realtà era stato un po' così, un tentativo di creare qualcosa di mio. Da lì invece, ecco, ho cominciato a collaborare con varie associazioni un po' in tutta Italia, prima nella mia zona, quindi insomma a Viterbo, quindi con ad esempio con Ludica, la Via degli Artisti, che sono comunque associazioni che si occupano di ambito, diciamo, di evocativo medievale fantasy, ecco, mettiamola in questo senso. Dopo Il Cowboy dal Mondo Esterno è arrivato nel 2017 Ai Confini del Destino, che era un concept album che raccontava il tema del viaggio. E lì, diciamo, ho messo proprio tutto quello che è la mia conoscenza letteraria, perché lì ho raccontato l'Inferno di Dante, ho raccontato l'Isola del Tesoro, ho raccontato l'Odissea, quindi comunque tutte queste persone in viaggio in cui io mi immedesimavo, creando un percorso che porta dal, diciamo, al viaggio alla ricerca di un tesoro, alla ricerca dell'amore, alla ricerca di semplicemente della propria casa, come Ulisse, fino alla ricerca della propria immortalità, che era poi quella di Dante.
E da lì è cominciato effettivamente il mio tour un po' anche in, in tutta Italia, perché poi con l'ultimo album, che poi è Sinfonia 3, che è uscito lo scorso anno, e, ho cominciato a proporre tutti i nuovi brani, anche riprendendo ad esempio il tema delle fiabe, come nella trama del Bianconiglio, che è ispirata al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, e, oppure The Sword and the Arrow, che è un brano ispirato alla serie, anche qui, Il Trono di Spade. E quindi ecco, da lì, diciamo, è stato un po' questo album, un po' la mia consacrazione, ecco, perché da lì ho cominciato a girare l'Italia, sono passato da Verona, Chiavari, Firenze, Piacenza, Mantova, e è stato veramente bello, perché è stata veramente un'emozione portare quella che è stata la mia musica, che poi quella che è la mia passione, ecco, perché comunque sentirsi apprezzati per quello che si fa e che per quello soprattutto che si fa con piacere, perché secondo me l'arte in genere deve essere un qualcosa che si fa solamente esclusivamente con il piacere di farla, e poi diciamo che l'apprezzamento deve venire dopo, cioè se chi ti ascolta apprezza effettivamente quello che fai, lì diciamo che è un po' la consacrazione artistica, certo, che noi tutti vogliamo alla fine ottenere, ecco. Dire, insomma, consacrazione che poi, ecco, mi sono trovato un po' anche con penultimo singolo, che è Victor, che è ispirato al Frankenstein di Mary Shelley. Diciamo che lì veramente ho trasferito tutta quella che è la mia emozione, perché ho raccontato la storia del mostro, la storia di questo mostro, mettendolo in prima persona, quindi facendo immedesimare la persona, non tanto nel dottore, perché tutti noi siamo abituati, molti sono abituati a immaginare la storia del dottor Frankenstein, invece no, perché comunque il personaggio chiave secondo me di quella storia è proprio il mostro, certo. Perché prima di tutto, diciamo che tutto noi che viviamo nel mondo del nerd siamo sempre stati un po' gli esclusi, siamo sempre un po' i mostri, sì, per gli sì, altri sì, molte sì. volte. E quindi medesimarmi in questo personaggio è stato molto importante, anche perché ci sono state persone che mi hanno detto sì, però effettivamente l'ho sentita molto mia, l'ho sentita molto dentro questa canzone, e per me è un po' stato l'apoteosi, diciamo, tanto che continua a cavalcare l'onda degli ascolti, è veramente, veramente, veramente bello, ecco, insomma, per me questa cosa, perché comunque fa capire che sto lavorando bene, questa è insomma la cosa più bella per un artista, credo. No, anche una cosa importante che hai fatto è che sei stato scelto per il Sanremo Rock lo scorso anno, se non sbaglio. Sì, sono stato finalista regionale. Ecco, bravissima, infatti questa è stata un po', ecco, una cosa strana, perché sono abituato molto a muovermi nel mondo delle fiere, nel mondo del cosplay, nel mondo, ecco, letterario, circo letterario, insomma, ecco, questo sono più il mio ambito. Il Sanremo Rock è stato un po' una mosca bianca, perché in realtà ho portato ovviamente i miei brani più significativi in quel momento, che erano tutto relativo, in cui, diciamo, unisco le conoscenze scientifiche, come ad esempio quelle della fisica e della chimica, con l'amore, quindi un tema un po' particolare. E Andate al ritorno, che era un brano ispirato al mondo del Signore degli Anelli. E è stato veramente bello, perché comunque entrare anche in un ambito diverso dal mio, certo, e essere comunque apprezzato anche lì è stato veramente bello. Mi ha fatto piacere, me l'hai ricordato, perché in questo momento non ci stavo neanche pensando. La cosa appunto particolare, perché il tuo genere, che potrebbe essere, diciamo, apprezzato per un pubblico appunto, no, dei comics, dei grandi raduni, del fantasy, eccetera, invece poi sei stato selezionato e sei arrivato finalista per invece una importante manifestazione, quindi insomma vuol dire che comunque hai, con la tua originalità sei arrivato comunque. Sì, beh, quello diciamo che è una bella cosa effettivamente, penso che, come dicevo, ecco, prima la gratificazione artistica è, penso sia bella, ma soprattutto, ecco, come dicevi te, giustamente, è facile farsi apprezzare nel proprio ambito, no? Nel proprio, diciamo, nido, perché ormai per me i festival fantasy sono, ormai mi trovo quasi a casa, no? Perché comunque, certo, conosco già persone, certo, che apprezzano le mie stesse cose, che apprezzano anche quello che faccio più facilmente. Però ecco, arrivare a essere apprezzati anche in un festival di questo tipo, che comunque porta veramente musiche di tutti i generi, tranne le mie probabilmente, perché sono l'unico che suonava con chitarra acustica e voce da solo rispetto, certo, a tutti gli altri gruppi rock. Però è stata molto molto bella e emozionante come esperienza. Allora, dove ci troviamo? Quali sono le piattaforme su cui possiamo ascoltare i tuoi brani? I brani? Allora, mi trovate sia sui social, su Facebook e su Instagram, Facebook Claudio Bassani Artist e su Instagram, ma e poi anche su Spotify, Deezer, su YouTube, quindi su tutte le piattaforme, diciamo, online di streaming musicali. C'è una canzone a cui tu sei particolarmente legato? Perché ne hai fatte tante comunque, quindi... diciamo che probabilmente in realtà Victor è stata quella che
ha dato, in cui ho messo più me stesso, quindi diciamo è quella che, in cui ho scaricato veramente tutto, un po' anche un po' di rammarico nel passato, perché comunque ecco, il nerd in genere, soprattutto quando il ragazzino nerd cresce si sente sempre diverso, e quindi ecco, sentirsi diversi e medesimarsi nel mostro di Frankenstein, che in fin dei conti altro non è che un essere semplicemente diverso dagli altri, ma non per questo con meno voglia di amare, meno voglia di comunicare i propri sentimenti, effettivamente è stata un po' la mia rivincita, ecco, diciamo, dare una speranza anche al mostro di Frankenstein, per me è stato un po' dare una speranza anche a me, a quella che è la mia musica, la mia passione. E oltretutto anche a tutti quelli che sono comunque dei mostri per gli altri, nel senso che anche noi come crononauti a volte risultiamo un po' particolari, no? Ci guardano sempre con occhi diffidenti. Bravo. Non sanno se siamo dei pazzi o se siamo insomma, no, abbiamo qualche problema diciamo di salute mentale, mentre invece la nostra espressione di fare arte, no? Diciamo arte è troppo, però di fare un po' di cultura diversa, perché comunque dietro a tutto ciò che noi facciamo come te c'è comunque uno studio, ci sono comunque una preparazione, un amore per un mondo che magari è appunto il tuo, il fantasy, l'horror, il nostro è magari il fine 800 inizio 900, alcuni filoni letterari particolari, quindi insomma c'è tanto altro oltre l'immagine. Purtroppo siamo abituati, no, un po' a fermarci all'immagine, quindi insomma sì. Allora io qui ho vicino a me con grande piacere Niccolò Carosi, che non so se hai seguito nelle altre puntate, è sempre presente, oggi è la prima volta che siamo in contemporanea. Beh sì, è stato un piacere ascoltare Claudio, e soprattutto avrò modo attraverso questa piacevole intervista di approfondire e di capire, io che mi occupo di musica ovviamente, mi piace capire e comprendere la chiave di interpretazione del tuo fare musica, no? Perché da una parte leghi una passione che non ha bisogno di musica, ma allo stesso tempo diventa colonna sonora della tua vita, e quindi è molto bello questo legame che tu sei riuscito a creare, no? Quindi ci farà molto piacere poter approfondire con te anche con altre dirette, naturalmente. Grazie. Il tuo fare musica e il tuo fare arte. In questo grazie mille. Non abbiamo appunto magari nessuna clip, ma la prossima volta ci organizzeremo e ti diamo appuntamento. Tanto siamo su YouTube, e quindi su YouTube sicuramente si trovano le canzoni di Claudio Bastoni, che salutiamo. Sì, ma poi ecco, interagiremo con Claudio sul canale sia di Terza Pagina che la pagina Facebook di Terza Pagina, e poi vabbè, con Sandra arricchiremo con dei redazionali, e perché no, poi certo. Chissà non averlo qui in studio con noi. Sì. Io ringrazio veramente con tutto il cuore Claudio Bastoni di essere stato qui con noi a Terza Pagina, non è la radio.it, e a presto. Ciao Claudio, grazie a voi. Bene, noi andiamo in break e poi ritorniamo sempre qui a Terza Pagina a non è la radio.it.